Ciao ragazzi, allora parliamo di Hell in a Cell, WWE Hell in a Cell, un pessimo, a mio avviso un pessimo Hell in a Cell, nel senso che secondo me molte cose a me non sono piaciute, non sono piaciute. Ora sono riusciti finalmente a far vincere un titolo a Becky Lynch. Cioè tu hai Charlotte Flair, io ora Charlotte la reputo veramente, se non la più forte della storia, una delle più forti della storia. E come sempre la gente che dice di no se ne renderà conto quando si ritirerà, perché poi alla fine quando si ritirano ci si rende conto del valore dei calciatori, degli atleti, dei wrestler, è così da sempre. Ecco, io dico, ah, la fortuna di avere Charlotte gli ha fatto tenere il titolo pochissimo, ora ha fatto vincere Becky Lynch, sicuramente ci sarà qualcosa in serbo sotto, probabilmente la rivalità tra Charlotte e Becky Lynch andrà avanti un po', magari succederà come è successo con Sasha Banks, si scambieranno, cioè vincerà il titolo prima uno poi l'altra, eccetera eccetera eccetera, portandosi tutte e due un po' su quei titoli, soprattutto Charlotte. Se entra in una diatriba come quella di Sasha Banks, potrebbe aspirare a battere il record di Trish Stratus. Però cazzarola, comunque mi girano perché dico: mamma mia, c'è una differenza abissale tra Becky Lynch, io l'apprezzo anche. Ma qua stiamo parlando di un atleta che è nettamente superiore. Quindi già questo mi fa innervosire. Sono contento che abbia vinto Drew McIntyre e Dolph Ziggler. Non tanto, ma perché credo che lo Shield in generale non sia una stable da tag team champion, dai, è una stable che deve rompere le palle a tutti, un po' come la DX, non è una stable che deve vincere i titoli di coppia. E poi a me piace Drew McIntyre, piace tantissimo e mi auguro veramente che questo ragazzo riesca ad andare per il titolo del mondo, perché è veramente un wrestler eccezionale che, pensate, è riuscito da solo. Lui, io guardavo la War WCPW su YouTube per lui. Io guardavo l'Insane Championship Wrestling tra streaming e Tele Lombardia per lui. Quindi è un wrestler eccezionale, eccezionale, mi auguro che riesca a fare il salto ulteriore per il titolo. Poi che c'è da dire? Ad esempio, Randy Orton, Jeff Hardy, sì, è stato un bel match, però sono quei match giustamente che danno spettacolo, ma che poi alla fine servono poco alla fine delle storyline. Un buon match, adesso bisogna vedere Jeff Hardy senza, con l'ufficialità del ritiro di suo fratello Matt, cosa succederà, insomma. Poi, vediamo, Jay Styles, Samoa Joe, secondo me ha fatto un buon match, però un po' confusionaria sta storia, non si capisce molto. Alla fine ha vinto Jay Styles con una furbata, ma non è finita qua, nel senso che la cosa andrà avanti. Mi è piaciuto molto l'ultimo match, il main event, ah, cioè Alexa Bliss contro Ronda Rousey, credo che sia stato abbastanza scontato come match, infatti ha vinto Ronda per la seconda volta, cioè tiene il titolo, ma c'è poco da dire, mi sembrano film già visti, no? Mi sembrano dei match fatti veramente con lo stampo. The Miz che batte Daniel Bryan, secondo me è anche giusto, a me sinceramente Daniel Bryan, mi aspettavo molto di più dal ritorno di Daniel Bryan, invece lo vedo molto, francamente non mi sta piacendo. Non mi sta piacendo. Adesso rispolverare pure sua moglie Bella per fare il match contro Maryse e The Miz. Non lo so, mi sembra che. No, io vedevo Daniel Bryan ormai come general manager, mi aspettavo di più. Mi aspettavo di più come. Perché so poi le qualità del wrestler. Però, francamente, non vorrei che questa mossa sia stata troppo azzardata. Cioè, ok, dei medici, entri nel wrestling, ritorni nel wrestling, ma senza la minima idea di quello che fai. Probabilmente era meglio continuare a fargli fare il general manager, poi con calma avremmo visto cosa si poteva fare. Boh. Main Event invece, che vi dicevo, a me è piaciuta molto, soprattutto l'entrata finale di Brock Lesnar. Però non mi è piaciuta una cosa. Allora, intanto vabbè, c'era Mick Foley, c'era Mick Foley, poi sono entrati anche i due team, cioè Mick
McIntyre e Ziggler con Ambrose e Rollins si sono menati sopra. Tra l'altro, Ziggler e Rollins hanno fatto un volo da quasi dalla cima fino nei tavoli e sicuramente è andato spettacolo mentre sotto se la stavano dando. Era un LNSL, quindi un match sicuramente bello, sempre comunque emozionante. Però ecco, è entrato Brock Lesnar e mi è piaciuta l'entrata di Brock Lesnar perché dava quel tocco di imprevedibilità che non ti aspetti. Ha legnato tutte e due, mi è piaciuto anche questo. La cosa che non mi è piaciuta è che poi il match è stato dato no contest, perché tutte e due doppio KO. Però io dico, cazzarola, è un Hell in a Cell. Cioè, ma allora, ragazzi, ma proprio lì dentro c'era Mick Foley, che tra l'altro poi è stato spruzzato dalla bomboletta di Paul Heyman. Tra l'altro Brock Lesnar che rimane con Paul Heyman e quindi fa presagire che Brock Lesnar potrebbe avere un rematch per il titolo universale. Questo si pensava invece no, che avrebbe puntato tutto sull'UFC. Io credo che lui voglia, d'accordo anche con la WWE, tentare il doppio, cioè portarsi le due cinture, che per la WWE sarebbe una roba mostruosa se dovesse. E credo che farebbe comodo anche l'UFC, quindi pensate un po', cioè se dovesse essere doppio campione a livello di immagine per entrambe le federazioni sarebbe ottimo. Tornando però al match vero e proprio, io dico, se fosse stato un single match, un no disqualification match pure, mi andava benissimo, doppio contatto, basta, cioè doppio, poi B, suoni, tin 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 e basta, finisce il match. Ma in un Hell in a Cell, dove abbiamo visto dei match con sangue, orecchie che partivano, voli da casa loro, non puoi finire con un doppio count out. Non puoi. Punto. Quindi, secondo me, questa è stata la cazzata che ha rovinato poi tutto. Due cazzate, la vittoria di Becky Lynch e questo doppio count out. Secondo me, uno lì deve uscire, piuttosto. Quando colpiva Brock Lesnar, Roman Reigns finiva col piede sopra Braun Strowman e chiudeva. Buona, tutto qua. Ragazzi, io vi saluto, grazie per aver visto questo video, vi do appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!